Nuovo appuntamento con Attenti a quei due, Lidano e Francesco dalla Feltrinelli di Latina. Oggi cerchiamo di fare un po' il punto, ma soprattutto perché sono stato assente qualche giorno, quindi ho perso di vista un po' tutto quello che è accaduto in città. Ma Coletta è diventato presidente. Ah, non lo sai poi che è successo? No, racconta un po'. Ma lascia perdere, poveraccio, Damiano si è messo lì che di buona lena, no? Damiano Coletta. Sì, Damiano, amico nostro, chiamiamo Damiano, anzi in intimità chiamiamo Dami. Dami. Gli ho detto, Dami, ma che vuoi fare? Dice, no, se qua è uno scincio, faccio tutto io perché devo salvare la patria. E quindi si è messo in testa di mettere a posto un po' di robe, no? Siccome non gli è riuscito di tagliare l'erba, ha detto, mo taglio l'erba provinciale. Non riesco a tagliare l'erba locale, taglio l'erba provinciale. Ha lanciato, poi ha detto, nel frattempo divento pure capo dei comunisti locali, okay. Sarebbero il PD, no? Sì. E quindi ha lanciato questa doppia opzione, quindi l'OPA per prendersi i comunisti e voleva diventare presidente della... Lui è come Bolloré, quello che si può pigliare la Telecom, no? È così, ha fatto una botta alla Bolloré. Però come Bolloré è intervenuto alla Cassa Depositi e Prestiti, la situazione, tutto. Nel senso che poi i democristiani, no? Sono furbi. Se tu vuoi batti i democristiani, devi non fare il democristiano, perché fai i democristiani sono strafighi. Quindi lui ha cercato di fare un accordo di potere, ha chiamato tutti, ha fatto cimbrogli eccetera, il risultato è che quegli altri, allora, già hanno una storia, a distanza, non è presidente della provincia. A distanza di 2 anni dalla sua elezione, quindi fra qualche giorno, fra un mese... saranno 2 anni che è stato eletto sindaco. Insomma, all'inizio sembrava che comunque lui le prendesse un po' tutte le situazioni, fosse sempre sul pezzo. Oggi invece anche quello che è accaduto ieri sera con il concerto, insomma, c'erano quattro sparuti disperati. Ma quando ti arriva l'onda favorevole e te le imbrocchi tutte, poi ti arriva l'onda sfavorevole e ti devi fermare. Adesso per esempio ha fatto le elezioni regionali e ha preso 700 voti in città. Veramente una figura barbina. Ha fatto questa operazione alla provincia, è stata inquietante. Fa manifestazioni pubbliche che spesso si, tipo quella del 1° maggio che tu hai citato, che si trovano, hanno dei riscontri abbastanza inquietanti. No, ma con un costo anche sul... Non riesce a risolvere dei problemi che dovrebbero essere la priorità della sua azione. No, lui ha vinto perché l'intelligenza, sì, ma... voleva il teatro aperto, lui manco il teatro riusciva. Neanche il teatro riusciva. Però io dico, lui si metteva in contrapposizione, si mette, oggi non più perché insomma tutti gli hanno fatto tana, si metteva in contrapposizione ai partiti tradizionali e era contro i partiti tradizionali e poi ha fatto l'accordo con i partiti tradizionali perché lo potessero eleggere con una parte dei partiti, cioè è entrato a gamba tesa all'interno del dibattito del Partito Democratico, perché lui è molto ambizioso e quindi l'idea che aveva, dice, adesso il Partito Democratico è in crisi per i risultati elettorali, io mi inserisco e gli propongo una leadership a gratis, che sarebbe la mia. E in questo modo ha forzato la sua azione, tant'è che se ne è fregato dell'opzione politica che aveva assunto prima, perché prima lui voleva fare un assemblamento di liste civiche, invece ha rotto anche. Scusa, con quel fronte, l'assemblamento. Quando uno gira, quando uno è stato a Prato. Allora, e invece, perché dice, adesso quel progetto è fallito, ne faccio un altro. Lui è liquido, cioè lui assume la forma del recipiente che occupa e si prende le opportunità che ci sono nel momento. Senti, ci dicono, ma purtroppo che dobbiamo chiudere, però, ma che dici, ma se andasse... un po' a ripetizione da Mauro Carturano? Morotto è il maestro, Morotto, perché Morotto risorge come l'araba fenice. Ma non è, però, devo spezzare una lancia contro Morotto, non è per capacità di Morotto, è che intorno non c'è nessuno, quindi Morotto è a Cisterna è l'unico. Ci sta Capitani che sta facendo una bella operazione. No, siccome hai parlato... Quindi Capitani Morotto è diciamo un ritorno al futuro. Maurani, che poi si rimetteranno d'accordo, no? Perché però rivisticeranno del nuovo. Poi dietro faranno l'accordo. Okay. Quindi Cisterna si voleva emancipare dal Caput Mundo. Caput Morotto e Capitani, sono sempre loro due. Alla prossima volta.